Ogni anno 15.000 persone provano il concorso per specializzarsi e diventare medici. Peccato che i posti siano solo 6.000. La competizione è altissima. Si fa di tutto pur di vincere. Addirittura si arriva a corrompere gli esaminatori pur di non passare anni da precari. Mi chiamo Lucrezia Trozzi, ho 26 anni. Sono nata e cresciuta a Roma. A 18 anni mi sono iscritta all'università per fare il medico e da quest'anno sono diventata una specializzanda. Durante i concorsi per entrare a specializzazione si è visto di tutto. Cellulari portati in aula, persone che copiavano impudentemente, sigilli delle domande rotti che chiaramente qualcuno aveva già aperto. Io e molti miei colleghi siamo scesi in piazza a manifestare, abbiamo scritto ripetutamente al ministro e quest'anno i controlli sono stati un po' più rigorosi e ci sono state meno segnalazioni per irregolarità. Abbiamo proposto di fare il concorso in 3 grandi aule, in 3 città, in modo che i colleghi più furbi non abbiano modo di mettersi d'accordo, corrompere e trovare facili soluzioni per passare il test. Il mio consiglio è non farla passare liscia con l'assegnazione, non avere paura di denunciare chi corrompe e proponi alternative pratiche e percorribili per cambiare le regole del sistema.